Mercoledì 23 gennaio 2019, buongiorno, bentrovati, appuntamento consueto come ogni mattina con la nostra rassegna stampa, Mattino 6 che si apre con le prime pagine dei giornali abruzzesi che troverete oggi in edicola. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara. Il titolo principale riguarda una tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Pescara, nel capoluogo adriatico, trovato senza vita in casa un ragazzo di 18 anni. È accaduto a Colle San Donato, il giovane era in camera da letto, è stata la madre a rinvenirlo senza vita, è stata disposta dall'autorità giudiziaria l'autopsia per chiarire le cause del decesso, sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Vediamo anche la fotonotizia che riguarda Pescara, cambiando però decisamente argomento. Corso Vittorio da oggi senso unico per 3 settimane, asfalto pieno di buche, il via ai lavori. Vediamo anche nelle cronache vendite online, il commercio cambia volto a Pescara, sempre a Pescara la Croce Rossa si rivolge ai cittadini, usate i defibrillatori. Da Pescara ci spostiamo a Francavilla con biglietti del bus a costo zero per chi va in bici, è stata presentata questa iniziativa, più tardi vedremo anche un servizio. E poi ancora Pescara, politici aiutate chi più ha bisogno, questo è il monito del vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti, niente pregiudizi, la dignità umana va rispettata. Proprio qualche ora prima c'era stato lo stesso monito, il tenore era lo stesso dell'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, che aveva invitato i politici abruzzesi proprio in questa campagna elettorale a rivolgere lo sguardo verso i disperati, le persone che arrivano nel nostro continente costrette a scappare da guerre e povertà. È dunque un monito ad essere al fianco degli immigrati, così come più volte detto anche da Papa Francesco. In alto si parla invece delle regionali, perché stiamo entrando davvero nel vivo della competizione elettorale. Bella Chioma avverte rivali alleati, la Lega governerà l'Abruzzo, queste le parole del coordinatore regionale. E poi con Legnini, avanti Abruzzo di Daniele Toto, ma anche a sorpresa Benigno D'Orazio, storico esponente di centrodestra, che ieri era presente a Montesilvano alla presentazione, proprio all'ufficializzazione dell'appoggio proprio della lista Avanti Abruzzo di Daniele Toto a Giovanni Legnini, e non è passata sicuramente inosservata la presenza di Benigno D'Orazio. Vedremo anche in questo caso dopo il servizio. Parliamo ancora di politica, ambiente. Oggi il ministro dell'Ambiente Costa sarà a Bussi con la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto, la cronaca ci porta proprio a Chieti, scoppia un rogo durante le elezioni, incendio doloso a farmacia, 150 studenti evacuati, trovate tracce dell'innesco, dunque sono in corso le indagini. E poi si fa togliere il rene, salva il marito e uno sconosciuto. Lanciano, Pisa, Barcellona, trapianto internazionale, la cronaca ancora. Vasto fugge con la cassa del market, fermato, ladro si dilegua in bici dopo il raid nel locale, ma viene bloccato dalla polizia. Vediamo altre notizie, ancora cronaca, Chieti ruba la corrente per la pizzeria condannata, ancora nel capoluogo teatino la collina Fran, il consiglio salta per le assenze. E poi Vasto all'asta bus e mezzi agricoli del comune. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo, del centro, condanna per le azioni ex Tercas, questo è il titolo di apertura della prima pagina, acquirenti non informati dei rischi, il risarcimento ammonta a 200.000 euro. Calcio in primo piano con il turno infrasettimanale di ieri sera al Bonolis, dunque per quanto riguarda la Serie C, e il Teramo è andato KO in casa con l'Imolese, rimpianto in casa biancorossa per due traverse colpite dalla formazione di Maurizi, che dopo la sconfitta di San Benedetto perde anche con la formazione emiliana. Vediamo nelle cronache, Università di Teramo, rimborsi all'ex rettore, c'è l'inchiesta
E poi, sempre Teramo, sequestrato locale di Palazzo Pompetti. E poi la politica, Minosse eletto al BIM con l'asse Gatti-Ginoble. Vediamo anche quest'altra notizia che arriva dalla Val Vibrata: leucemia fulminante, muore a 42 anni, donna di Sant'Egidio, stroncata dalla malattia dopo aver preso l'influenza. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Morte sospetta, 4 medici nei guai. L'Aquila imputati per il decesso di un ospite di Villa Dorotea. Le difese, terapie corrette. E poi il rugby piange, Mario ucciso a 22 anni dalla leucemia, giocatore giovane, giocatore Mario Coscione, che aveva indossato le casacche dell'Aquila e del Paganica. Siamo ad Avezzano, parcometri rotti e fuorilegge, caos in centro. E poi una madre marsicana: gira libero il violentatore di mio figlio, questo è il grido, l'appello della donna. E poi Sulmona, l'ok al respiratore, arriva in ritardo, il paziente è morto. Ancora L'Aquila, per parlare del maltempo e polemica sulle scuole, il sindaco per oggi ha dato il via libera alla ripresa delle attività didattiche. Ieri le scuole all'Aquila erano rimaste chiuse per la neve. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero: Tercas risarcisce gli azionisti, sentenza pilota sui rapporti tra banche e risparmiatori. A 4 clienti di Corso San Giorgio saranno rimborsati 200.000 euro per la vendita di titoli senza le necessarie informazioni. La cronaca, siamo a Pescara, trovato morto in casa accanto al corpo un flacone di metadone, si indaga per la fine del diciottenne che è stato trovato, abbiamo visto prima anche il titolo dal centro, senza vita in casa dalla madre. Bombe ecologiche, altri bussi, sono 800 i siti inquinati in Abruzzo, vedete l'articolo di spalla sempre sulla prima pagina del Messaggero. E poi verso le elezioni il decalogo dei vescovi accende il dibattito, ne parlavamo poco fa con le parole l'altro giorno, lo vedete nella foto dell'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, inclusione, candidati d'accordo con l'arcivescovo di Chieti. E poi lo abbiamo visto prima, anche il monito dell'arcivescovo di Pescara di essere al fianco dei più deboli. Siamo a Pescara, la vicenda del porto insabbiato, parte il dragaggio urgente, entro 2 giorni l'incarico per la rimozione dei sedimenti che bloccano l'attività dello scalo. Nei giorni scorsi, 2 settimane fa, c'era stato un vertice in prefettura per fare il punto della situazione. L'Aquila rinasce, tempi stretti per il Parco della Memoria. E poi marciapiede conteso, lite fra prostitute, finita a coltellate, con il tutto finito in tribunale. Ieri mattina il Tribunale Collegiale di Pescara ha emesso la sentenza per queste prostitute che si erano accoltellate per il marciapiede conteso. Andiamo a vedere nella parte alta della pagina altri titoli. Il caso a Chieti, Stadio Angelini, la sabbia non basta a coprire le buche, la piscina fa acqua, a Giulianova le mamme insorgono contro i furti. E poi la Serie B, il calcio, il Pescara, Macin tra Pescara e Genova, oggi in programma un vertice tra Sebastiani, presidente dei Biancazzurri, e Preziosi, il patron della formazione ligure, per cercare di chiudere l'affare per il passaggio di Macin al Genova. Macin che però resterebbe fino al termine della stagione in Biancazzurro. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. Gli azionisti Tercas hanno ragione, da risparmiatori comprarono azioni prima del commissariamento, per il giudice vanno risarciti. E poi vedete, diavolo battuto in casa dal Limolese, sciuponi e bastonati i biancorossi. E poi vediamo ancora, primo giovedì del decoro per Teramo Ambiente, domani niente raccolta rifiuti per fare le pulizie in città. E poi Minosse al BIM con il terzo accordo trasversale Gatti-Ginoble. E poi professioni, elezioni rinviate nel foro, non si placa la polemica, il foro di Teramo in questo caso. Ancora
Teramo e provincia, 30 bombe ecologiche in provincia di Teramo, aggiornato l'elenco dei siti contaminati. Infine Giulianova, tempi lunghi per la scuola di Colle Ranesco. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale, partiamo come di consueto con il Corriere della Sera, vediamo quali sono i titoli della prima pagina. Migranti, le accuse di Berlino, ed è polemica per la chiusura del centro di Castelnuovo di Porto. Merkel non dà altre navi alla missione Sofia per la linea dura di Roma. Salvini, si sfilano, non è un problema, dice il ministro degli interni. E poi Ronaldo in tribunale ieri a Madrid, maximulta e passerella per Cristiano Ronaldo, che verserà al fisco spagnolo 18,8 milioni di euro. Tutto perfetto, dice il giocatore juventino. E poi Data Room, vedete questo articolo che riguarda i giovani del nostro paese, pochi laureati, ma in Italia cresce il numero chiuso, le facoltà che sono a numero chiuso. Il quotidiano La Repubblica, migranti, chiuso il centro modello, tolti i bambini dalle scuole. E poi la gelata di Parigi sul governo, rischi per Alitalia e Fincantieri, c'è questa guerra fredda, se così la possiamo dire, a parole ovviamente, tra il governo italiano e quello francese, e Salvini attacca ancora: non prendo lezioni dall'Eliseo, nuovo patto invece tra Francia e Germania. Vediamo anche il Fatto Quotidiano: la Lega non basta chiudere i porti, vuole pure privatizzarli, scrive il giornale diretto da Marco Travaglio. Le autorità portuali diventano SPA, gli enti locali possono fare cassa. Vediamo anche il Messaggero, la prima pagina nazionale: migranti, la Germania si sfila. E poi Castelnuovo di Porto, stop ai fondi, 548 ospiti saranno trasferiti. Vediamo anche a centropagina: Roma, extracomunitari via dal Cara, Salvini, lo Stato risparmierà, dice, 6 milioni. Vediamo anche il Mattino di Napoli: migranti, la Merkel si sfila, la UE, l'Italia va aiutata. E poi chiuso il centro profughi in strada, il Blitz al Cara in periferia di Roma. Vediamo anche Libero: calano fatturato e PIL ma aumentano i gay, 3 imprenditori su 4 fuggono dalla ricevuta elettronica e l'economia soffre, gli unici a non sentire crisi, scrive Libero con questo titolo un po' forte, se così possiamo dire, sono gli omosessuali, crescono in continuazione, scrive il quotidiano Libero. E poi il reddito di cittadinanza degenera in commedia, Lino Banfi diventa protettore di Di Maio, perché Lino Banfi è stato candidato come rappresentante per l'Italia all'UNESCO, la scelta del vice premier Luigi Di Maio. Vediamo il Manifesto: 5 Stelle show ed è subito B-Move, scrive il Manifesto. E poi Libia italiana, vedete questa foto: l'ONU chiede di non respingere i migranti nei lager dell'ex colonia, di riaprire i porti e consentire salvataggi delle ONG. No di Salvini, sto trattando con Tripoli, dice il ministro. La verità: Merkel e Macron si fanno l'Europa privata, l'asse franco-tedesco scavalca l'Unione Europea. E poi Salvini a Panorama: il consenso a volte temo di schiantarmi. L'intervista del ministro Salvini rilasciata a Panorama. E poi vedete anche, ne parlavamo qualche istante fa, nomina a sorpresa, UNESCO, Di Maio fa salire Lino Banfi sul carrozzone. Andiamo avanti anche con il quotidiano Il Sole 24 Ore: difesa, asse rafforzato tra Francia e Germania. Poi parliamo anche della Brexit, perché il leader laburista inglese Corbyn apre ad un secondo referendum. E poi ancora laurea, riscatto agevolato fino a 50 anni per chi volesse riscattare proprio la laurea ai fini pensionistici. Siamo al quotidiano torinese La Stampa: patto Germania-Francia per la nuova Europa, fermeremo i populisti, siglata l'intesa su difesa e commercio, leggiamo qui dalla Stampa. E poi la scelta pop dei 5 Stelle: c'è Lino Banfi per
L'UNESCO, siamo al tempo, chiusa nell'armadio con i ladri in casa, drammatico racconto, siamo alla cronaca di una ragazza di Roma, salva per miracolo dalla razzia di una banda. E poi, via i primi 30 migranti, chiude il CARA, il centro a Castelnuovo di Porto, svuotato entro fine gennaio. Salvini dice torna la normalità, il secolo.it, l'Europa non esiste, si scrive Unione Europea ma si legge asse franco-tedesco, chiediamoci quale significato abbia un trattato a due come quello firmato ad Aquisgrana da Merkel e Macron. Vediamo Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, restiamo umani. Appello di CEI, tavola valdese, chiese evangeliche e comunità di Sant'Egidio sull'immigrazione, servono corridoi sicuri per i profughi, canali legali di ingresso e salvataggio. E poi i giovani del mondo aspettano Papa Francesco, la giornata mondiale della gioventù, il Papa da oggi a Panama per 4 giorni, incontri anche con i minori detenuti ed i malati di AIDS. Infine il titolo che riguarda la politica europea, Francia, il premier italiano Conte media, Berlino, via da Sofia. Lasciamo dunque l'edicola nazionale, torniamo ai giornali di casa nostra, ripartiamo dal centro, da pagina 2, si parla ovviamente delle elezioni regionali che si terranno, lo ricordiamo, nella nostra regione il 10 febbraio. La Lega, governeremo noi l'Abruzzo, questo l'avvertimento del coordinatore regionale della Lega Salvini Bellachioma, che difende Salvini e Marsiglio dagli attacchi degli altri due competitor, Marcozzi del Movimento 5 Stelle e Legnini del centro-sinistra, ma Bellachioma avvisa anche gli alleati, noi al comando. E poi il segretario nazionale di Casa Pound sarà venerdì a Chieti per sostenere il candidato di Casa Pound alle regionali, Flaiani. E vedete poi a centropagina, dallo spot di Marsiglio sparisce di nuovo la lista UDC-DC Idea. E intanto Marcozzi, vedete più in basso, incalza Legnini assessori in lista, la candidata 5 Stelle e lui, non Di Maio, la vera distrazione di massa. E oggi il blitz a Bussi della Marcozzi con il ministro dell'Ambiente Costa. Andiamo a vedere l'altra pagina del centro, D'Orazio e Toto con Legnini, siamo all'autonomia abruzzese. Alla presentazione di Avanti Abruzzo spunta l'essenza del nuovo laboratorio politico, poi vedremo più avanti il servizio e vedete le reazioni alla lettera dell'arcivescovo, il candidato della coalizione di Civiche, condivido totalmente l'appello di padre Bruno. E sinistra in campo con tre compagni, Diacovo, Raimondi e Giannella con Legnini, siamo la prova della discontinuità, sinistra italiana al fianco di Giovanni Legnini in questa competizione elettorale. Oggi ci sarà il forum della CNA con i candidati Marcozzi e Legnini per parlare di economia, di imprese artigiane, proprio presso la sede regionale della Confederazione Nazionale degli Artigiani. Siamo alla pagina abruzzese del centro, imprese e sostenibilità, incentivi al settore dei prodotti assorbenti, 7 aziende della regione presentano la proposta di accordo di programma per 103 milioni di euro. Il presidente della regione Lolli, agiremo per snellire i tempi, se ne è parlato ieri in questo forum che si è tenuto a Pescara, noi eravamo presenti con le nostre telecamere, andiamo a vedere dunque il servizio. Una sinergia tra la regione Abruzzo e grandi aziende per l'ecosostenibilità della nostra regione, un progetto che vede la regione poter incassare degli importanti introiti a livello industriale. Beh sì, è il più grande progetto industriale presentato oggi in Italia dal punto di vista degli investimenti privati. 103 milioni di euro di investimenti, sono 7 imprese del settore dell'igiene personale abruzzesi che si sono messe insieme e già questo è una grande notizia perché è stato complicato, sono imprese che tra loro in parte anche sono in concorrenza, quindi non è stato semplicissimo, sono imprese grandissime, le conoscete, Fate, Rontex eccetera, e hanno presentato questo progetto che è tutto legato alla sostenibilità, al miglioramento energetico, al reverse del pannolino, cioè al ritorno del pannolino a materia prima seconda e all'utilizzo degli scarti di produzione. È un progetto che è stato presentato in accordo di programma tra imprese, regione, ministero
e Invitalia. Invitalia lo ha esaminato e valutato, è un grande progetto di valore nazionale, tant'è vero che Lega Ambiente, l'avete sentito, il direttore lo ha indicato come uno dei progetti strategici dell'economia circolare nazionale. Credo che per una volta l'Abruzzo dimostra che, avendo una strategia, la strategia è quella della carta di Pescara, è quella della sostenibilità, si riesce a veicolare investimenti importantissimi. Vogliamo spiegare nello specifico in cosa consiste questo progetto? È il progetto di Fate Smart, è volto all'introduzione del primo centro al mondo per il recupero degli scarti industriali dalla lavorazione dei prodotti assorbenti per la persona. È un laboratorio che servirà a tutto il cluster, oggetto dell'accordo di programma, grazie al quale partiamo da 10.000 tonnellate, ma probabilmente alla fine saranno di più, perché l'impianto si può espandere. 10.000 tonnellate di rifiuto per iniziare, che attualmente finiscono in discarica, potranno essere recuperate e generare materie prime ad alto valore aggiunto, che potranno poi essere rimesse sul mercato. Andiamo avanti, parliamo anche di informazione. I vescovi abruzzesi, costruire comunità reali in rete e fuori. E poi oggi a Pescara, vertice in regione con i balneatori, urgente applicare le nuove scadenze delle concessioni. Parliamo anche di ambiente. L'ARTA venerdì presenta il rapporto sullo stato dell'ambiente nella nostra regione. Siamo a Pescara, allarme buche, il nuovo cantiere Corso Vittorio, 3 settimane a senso unico. Da oggi si circola solo in direzione sud nord nella strada principale di Pescara. Lavori in ritardo via Trieste, il caso finisce in commissione. Poi auto ecologiche, rischio multe nelle ZTL, il comune non ha ancora recepito la legge, i vigili, segnalateci le targhe per evitare le sanzioni. La cronaca, trovato morto in camera da letto a 18 anni, abbiamo visto prima il titolo di apertura. Federico Giampietro è stato trovato senza vita in strada Colle San Donato, inutili soccorsi, è stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria. Tentato omicidio, inflitti 27 anni a 3 prostitute. E poi inchiesta di Rigopiano, il telefono di D'Angelo entra nell'inchiesta sul depistaggio. Il monito dell'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, la politica dice pensi a chi ha più bisogno, Monsignor Forte ha ragione, noi pregiudizi, si rispetti la dignità dell'uomo. E dunque anche i vescovi entrano in campo proprio in questo periodo di campagna elettorale per dire la loro, invitare tutta la politica a pensare a chi ha più bisogno. Tasse, pronti moduli per richiedere le rate al comune di Pescara. Commercio, Confesercenti guarda al futuro e punta sulle vendite online. Ieri l'annuncio del lancio della piattaforma web destinata ai 6.000 soci dell'associazione. E poi per la nuova Pescara però non ci sono fondi. Il sindaco di Montesilvano Maragno interviene sulla fusione questa mattina, nuovo vertice su un progetto che fatica a decollare. Ancora Confesercenti, nuove nomine di iniziative, Dolci presidente delle donne, partono i corsi da barman organizzati proprio dall'associazione dei commercianti. Usate i defibrillatori, apparecchi semplici per salvare delle vite. Dopo il soccorso di un operaio di Moscufo in arresto cardiaco 2 giorni fa, un istruttore della Croce Rossa indica le procedure da seguire. L'assessore Paolucci, assessore regionale alla sanità, distribuiti ai comuni, ha spiegato 207 dispositivi. E un bisturi dall'Interclub di Alanno, i tifosi nerazzurri si mobilitano per aiutare il reparto di chirurgia pediatrica. Tornando un attimo alle elezioni regionali, c'è stato l'appello dell'ex presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, che è escluso dalle regionali, ha detto ufficialmente che sosterrà alle prossime elezioni regionali i candidati Blasioli e Di Luca. Andiamo avanti, Commedia al Circus per sostenere la donazione d'organi. Lo spettacolo delle muse si svolgerà venerdì alle 20.30. E poi Alberghiero, oggi gli studenti si sfidano in canto e cucina con Mazzocchetti, Piero Mazzocchetti, il tenore abruzzese, in giuria. E poi a Francavilla, mostra per le vittime di violenza, presentate le 26 opere in esposizione domani e venerdì
a Matera, a San Giovanni Teatino. Ecco i 44 scrutatori sorteggiati per le elezioni regionali. Torniamo a Francavilla per il progetto MoveCoin. Ecco il nuovo dispositivo che regala i soldi per il bus. Il comune primo in Abruzzo e secondo in Italia ha presentato la app telefonica che premia chi corre, cammina o va in bici grazie ad una convenzione con la TUA, l'azienda regionale di trasporti. Se ne è parlato ieri in una conferenza stampa al Museo Michetti a Francavilla. Possiamo andare a vedere il servizio. Oggi nel municipio a Francavilla si presenta questo interessante progetto MoveCoin. Assessore, vogliamo spiegare com'è nata questa iniziativa? Allora, l'iniziativa è un'iniziativa bellissima che ci è stata suggerita dall'architetto Cipressi, e noi chiaramente come amministrazione siamo attenti a queste tematiche perché ci preme in modo particolare promuovere la mobilità sostenibile, e quindi abbiamo sposato appieno questo progetto. È un progetto che premia i cittadini virtuosi, i cittadini che fanno spostamenti in modo ecologico, quindi a piedi piuttosto che in bicicletta. Speriamo che il progetto abbia successo e ci auguriamo sicuramente che sia così. E tutto questo funziona con un'app che è scaricabile su un telefonino. È molto semplice registrarsi, appunto, come abbiamo detto, sull'app MoveCoin, e dopodiché scaricare l'app dedicata al ticket, quindi è un'app che si chiama MoveCoin Ticket. Chiaramente deve prima percorrere dei tratti di strada in maniera ecosostenibile, quindi o camminando o pedalando. A questo punto vengono generate delle monete e vengono accreditati sul conto virtuale dell'utente. L'utente, avendo quindi un portafoglio crescente perché cammina e perché pedala, quindi è virtuoso, spende queste monete comprando un ticket, comprando un buono, che poi utilizza quando sale sull'autobus. Mostra al controllore o all'utente il biglietto attraverso l'app, il controllore lo convalida e di conseguenza l'utente ha utilizzato il proprio movimento per comprare un servizio del comune. Da Francavilla ci spostiamo più a nord, a Montesilvano, dove c'è la polemica sul verde pubblico, i tagli degli alberi decisi dagli agronomi. L'assessore De Vincentis replica le accuse dell'associazione Civitas Olmo Abbattuto e Pini Potati perché pericolanti. Cronaca: anziana investita mentre attraversa, è grave, ricoverata a Pescara dopo essere stata investita lunedì pomeriggio in via Vestina. E poi disabili, ancora a Montesilvano arrivano i contributi per l'assistenza. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, città Sant'Angelo, vedete in alto, nuova riduzione d'orario per la biblioteca, Spoltore, Shoah, film e testimonianze a Spoltore San Giovanni Teatino. E poi a Montesilvano aperto il comitato elettorale di Renzo Gallerati, vedete nella foto. La discarica dei veleni, il ministro dell'Ambiente Costa oggi a Bussi con la candidata del 5 Stelle per la presidenza della regione Sara Marcozzi, ma il titolare dell'Ambiente sul posto troverà anche il candidato presidente Giovanni Legnini del centro-sinistra, che gli chiederà lo sblocco dei 50 milioni per la bonifica. E intanto la procura ha chiuso l'inchiesta per il caso Piano d'Orta, spuntano altri due indagati. Ospedale, siamo a Penne, chiesto un confronto con i politici, l'associazione in difesa del San Massimo sollecita un faccia a faccia con i candidati alle regionali. Ancora Penne, sportello H chiuso, il sindaco sollecita la riapertura. Siamo a Chieti, incendio all'università D'Annunzio e Giallo, farmacia Rogo Doloso durante le elezioni, il rettore Caputi dice ora metteremo nuove telecamere, vedete le immagini del rogo, il fumo all'interno di un'aula. Ruba la corrente per la pizzeria, condannata a pena di un anno e sei mesi per la titolare di un locale. Siamo a Lanciano, trapianto internazionale, vedete, si fa togliere il rene, salva due vite, marito è sconosciuto. Vasto, il comune mette all'asta bus e mezzi agricoli in disuso. E poi ancora Vasto, la cronaca, ruba la cassa al market, fermato sulla bici. Vediamo
La prossima pagina che ci porta a Teramo, la sentenza, azioni vendute senza chiarezza, condannata la ex banca Tercas, accolto il ricorso di 4 risparmiatori che avevano investito 200.000 euro, saranno rimborsati. Rimborsi all'ex rettore, scatta un'inchiesta, aveva pagato multe comminate all'Ateneo, D'Amico aveva l'ok dell'avvocatura dello Stato, ha detto l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Bim, Minosse, presidente con i voti della destra, regge l'asse Gatti-Ginoble, il sindaco D'Alberto, un modo di fare politica ormai arrivato al capolinea, ha detto il sindaco di Teramo. Uccisa a 42 anni dalla leucemia fulminante, siamo a Sant'Egidio, la donna aveva l'influenza, ha perso i sensi in casa ed è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Pescara e migliora fortunatamente il bimbo di Sant'Egidio ricoverato per una meningite all'ospedale di Ancona. E nasce un incubatore di imprese innovative, Digital Magix Adriatico, apre ad Ascoli, punta a sostenere le start-up digitali anche nella nostra regione. Ci spostiamo a Tortoreto, nuovi lavori sul viadotto Salinello della A14, le telecamere di Sky riprendono l'intervento per evitare la caduta di calcinacci. Andiamo a vedere la prossima pagina, tassa di soggiorno senza tariffe e protesta. Siamo a Pineto, l'associazione albergatori di Pineto, noi abbiamo già stampato i listini e i turisti troveranno una brutta sorpresa. Silvi, il sistema rileva solo chi passa con il rosso, il comandante dei vigili interviene dopo le proteste per le multe al semaforo di via Sant'Antonio. Atri, Astolfi, il nuovo Pala Alessandrini avrà anche la palestra. Siamo all'Aquila, omicidio colposo, chiesto il processo, morte sospetta 4 medici nei guai. Andiamo a centropagina, il giudice concessionaria cambi auto rotta, sentenza impone la sostituzione al cliente. E poi il lutto dello sport aquilano, addio a Mario, rugbista dal cuore d'oro, Coscione, 22 anni, atleta di Paganica e l'Aquila, stroncato dalla leucemia, era volontario alla 24 luglio. Andiamo a vedere la prossima pagina, siamo arrivati allo sport, allora possiamo fermarci per qualche attimo, andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo in studio, seconda parte di Mattino 6, dovevamo recuperare una pagina del centro che è quella della Marsica, Avezzano, appello per la giustizia, violentato il mio bimbo ma è libero, il grido di rabbia di una madre. E poi Celano, spilli e veleno, allarme esche killer a Celano, e poi cure per il figlio ma è morto da un mese, sul Mona, strazio della famiglia e frazione in rivolta, lettere e bollette in ritardo, poste, problemi di neve. Allora possiamo passare ora al Messaggero, all'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Abruzzo al voto, i vescovi in campo, torniamo a parlare proprio delle prese di posizione dei vescovi abruzzesi, in particolare di Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. Inclusione e solidarietà, tutti d'accordo con Forte, il decalogo della CEAM, della Conferenza Episcopale Abruzzo Molise, sposato in pieno dagli aspiranti governatori, i sì e i no per una politica ideale movimentano di colpo la campagna. I principali sfidanti cercano di attenuare l'effetto di un assist, leggiamo qui dal Messaggero, all'ex numero 2 del CSM, ovvero Giovanni Legnini, si schiera anche, l'abbiamo visto prima, il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti. Marsilio, candidato presidente del centrodestra, dopo il 10 febbraio PD all'opposizione per anni, ha detto il leader del candidato presidente del centrodestra, che ieri ha partecipato ad un forum nella sede abruzzese dell'agenzia ANSA, nel primo atto dei confronti che proprio l'ANSA proporrà anche nei prossimi giorni con i candidati presidenti alla regione. E Legnini, il candidato del centro-sinistra, schiera l'ala sinistra con
i giovani Giovanni Diacovo, Enrico Raimondi e Giorgio Giannella per quanto riguarda Sinistra Italiana, ma ieri è stata sancita anche la collaborazione ufficiale con la lista Avanti Abruzzo di Daniele Toto, e a sorpresa era presente a questa conferenza stampa anche Benigno D'Orazio, esponente storico di centrodestra, che ha spiegato le ragioni del suo appoggio sicuramente inatteso, inaspettato, a Giovanni Legnini. Allora possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio che abbiamo realizzato. Legnini, allora oggi viene sancita questa collaborazione con Avanti Abruzzo, con la lista civica di Daniele Toto, si allarga sempre di più la coalizione? Per la verità era già sancita, il patto di coalizione lo abbiamo concluso qualche tempo fa. Questa lista è una lista molto importante, è animata da alcune delle culture politiche più importanti del nostro paese, quella socialista, quella liberale, ma è alimentata anche da donne, uomini, espressione della società civile, quindi costituisce una componente molto importante. Peraltro abbiamo condiviso alcuni obiettivi programmatici per noi molto rilevanti. Tra di essi vi è quella dell'autonomia speciale che la nostra regione intende chiedere al governo centrale. Si tratta di un aspetto non secondario. Il ministro Salvini dovrebbe dirci qui in Abruzzo se nel coltivare il progetto di autonomia speciale di Lombardia, Veneto e le altre regioni intende dare più soldi al nord oppure no. Sono noi più vicini, quali ad esempio il decentramento, mi sarebbe piacere vedere come la posizione di Fratelli d'Italia e quella della Lega possono conciliare nell'ambito del decentramento amministrativo regionale e anche ambiente e territorio. A proposito di trasporti e infrastrutture, ci sarà anche il tema dei pedaggi autostradali. Sono convinto che il concessionario debba essere messo in condizione di vedersi approvato il piano economico finanziario. Il piano economico finanziario depositato dal concessionario prevede un investimento privato di circa 3 miliardi di euro che potrebbe portare nei prossimi 14 anni a decine di migliaia di posti di lavoro all'anno. Benigno D'Orazio, oggi presente qui all'accordo, alla presentazione dell'accordo tra la lista civica Avanti Abruzzo e Giovanni Legnini, una presenza inattesa, vogliamo spiegare il perché? Va un po' spiegata la cosa. Allora, io sono di centrodestra, rimango di centrodestra, non ho nulla da rinnegare, anzi ho votato Salvini alle scorse politiche e credo di poterlo rivotare anche alle prossime europee, quindi faccio questa premessa tanto per capirci. Questo non toglie che in Abruzzo non sono affatto contento e soddisfatto di quello che è successo. E dopo una lunga riflessione ritengo di dover far prevalere le ragioni di questa regione, la primazia di questa regione rispetto al discorso delle appartenenze, come si può far credere. A fronte di una coalizione molto politicizzata, ma a mio avviso che manca dei requisiti necessari per poter governare questa regione, io ho scelto il presidente Giovanni Legnini. Chiudiamo almeno per il momento con questo servizio la pagina politica, tanta politica ovviamente sui giornali di oggi. Parliamo del dragaggio del fiume Pescara che ci sarà anche nel weekend. L'autorità di sistema portuale di Ancona dovrebbe affidare già oggi lavori per restituire operatività allo scalo insabbiato. L'aiuto a Blasioli fa arrabbiare gli altri, nel PD tira aria di fronda sul bilancio, l'annunciato sostegno dell'ex presidente della provincia Antonio Di Marco al vice sindaco sposta gli equilibri, apre conflitti interni al gruppo. Sicurezza, nomina contestata alla ASL, sospiri accusa Mancini, il manager della ASL di Pescara smentisce. La lite tra prostitute finì a coltellate, condannate a 9 anni, aggredita a pugni e calci mentre fa la spesa. E poi giornalisti nel mirino, il sindacato dei giornalisti abruzzese solidale con Paolo Borrometi
che è stato fatto oggetto di pesanti minacce di morte in una lettera che è stata recapitata alla sede di TV 2000 di Roma, la televisione del centro televisivo Vaticano. Borrometti, che era stato anche negli ultimi mesi a Pescara ospite del premio Borsellino, teatro di narrazione due giorni con Baliani e poi studenti in passerella al Di Marzio Michetti. Andiamo ancora avanti, la cronaca: 18enne ucciso dal metadone, si indaga su un flacone trovato accanto al corpo senza vita di Federico Giampietro. Lo abbiamo detto prima, l'autorità giudiziaria ha deciso di far effettuare l'autopsia per chiarire le cause della morte di questo 18enne. I veleni di Piano d'Orta in sé rischiano il rinvio a giudizio per inquinamento. E poi, anziana travolta mentre attraversa, in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. MoveCoin ripaga chi si sposta a piedi, Francavilla Green City, abbiamo visto prima il servizio. E poi Dorazio Collegnini, abbiamo appena ascoltato Dorazio proprio nell'intervista, nelle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni. Pienone a Montesilvano per l'inaugurazione del comitato di Renzo Gallerati. Siamo all'Aquila, Parco della Memoria, c'è il bando obiettivo lavori entro il 6 aprile. Neve in città, qualche disagio in periferia, ieri scuole chiuse, oggi aperte. E poi comune chiuso per la campagna elettorale, Biondi a Palumbo, ecco i dati, che figuraccia. E poi perdonanza e pagamenti al palo, ma sciocco, prima dell'estate prossima non accadrà nulla. Call center, i rischi della delocalizzazione, l'allarme arriva da Cretarola, presidente dell'associazione Lavoriamo per l'Aquila e coordinatore nazionale del settore. E poi il cuore dei Red Blue Eagles, i tifosi dell'Aquila, che raccolgono fondi per i malati oncologici. Motociclista morto nell'incidente, arriva un rinvio a giudizio. E poi Monsignor Petrocchi, cardinale, incontra la stampa, confronto sulle fake news, preghiera e riflessione nel pomeriggio a Villa Sant'Angelo. In lutto il rugby aquilano per la morte del giovane Mario Coscione. E poi Pietrucci e Masciovecchio, idee per lo sport verso le regionali. E poi inaugurazione per De Santis, oggi ci sarà la Bernini all'Aquila. Esponente di Forza Italia, crisalide, timori del trasferimento, siamo ad Avezzano, locali inadeguati, la struttura rischia di andare all'Aquila. Ancora Avezzano, la città commemora Don Giuseppe Di Orio, Castel di Sangro, morte di Diluia, domani l'udienza dibattimentale. Sul Mona, controlli di Ponte Capograssi, affidato l'incarico a Morandi, Corecom Marsicano, oggi terza apertura dell'ufficio proprio del Corecom Abruzzo, presieduto da Filippo Lucci, proprio nella città marsicana. Sul Mona non possiamo perdere altri posti, il sindaco Anna Maria Casini interviene sull'avvertenza della clinica San Raffaele. Torniamo nella Marsica ad Avezzano, Trenitalia, arrivano due nuove corse. Proseguiamo, Chieti, ZTL, la rivoluzione rimandata, così il regolamento è inutile. E poi Gabrielli, la questura anche fuori dal centro, ieri la visita del capo della polizia a Chieti. E poi la cronaca giudiziaria, rapinò il capo della mobile condannato a 5 anni di carcere. E poi la sabbia sulle buche, non basta, Stadio Angelini, siamo in inverno e le condizioni del manto erboso vengono influenzate dal maltempo, dicono i manutentori, dopo che il tecnico del Chieti Calcio aveva detto di voler giocare le prossime gare casalinghe in campo neutro, mister Lucarelli, proprio per le condizioni del terreno di gioco dell'Angelini. Comune bloccato dalla corsa al voto dei tre assessori, siamo a Lanciano, l'opposizione boccia la candidatura di Bendotti, Caporale e Verna. Paolucci, dal giorno dopo lo spoglio, faremo i conti con le macerie. Andiamo ad Ortona, l'addio all'ex sindaco della Loggia, uomo generoso e di fede, queste le parole del vescovo Cipollone. E poi Lanciano, Piedibus si fa comitato con genitori e maestre per la sicurezza degli alunni. E poi Vasto, altra rapina, chi sarà il prossimo?
il calar del sole adesso spaventa la città aragonese. Ancora vasto l'eredità di Palizzi nei video e nelle opere degli studenti. Spostiamoci a Teramo, condannata la ex Tercas per la vendita delle azioni. Quattro risparmiatori avevano investito 200.000 euro, dovranno essere risarciti. Si tratta di un verdetto considerato apripista nei confronti di altre 200 persone. Rischio crolli, sigilli alla sede della SAPI. E poi gli appuntamenti, oggi convention di Idea con la presenza del candidato presidente del centrodestra Marsilio, e Gabrielli ricorda la memoria di Settimio Passamonti, il capo della polizia, ieri a Chieti ma anche a Teramo. Consorzio BIM, Minosse entra al posto di Fieni con la polemica. Furti in piscina, insorgono le mamme, siamo a Giulianova, tutto è cominciato con la sparizione di un Moncler blu, molti genitori hanno aggiunto che non è un fatto casuale, impossibile sistemare le telecamere per la privacy in quanto è un luogo dove ci si spoglia, e così si pensa agli armadietti che però costano. Ancora a Giulianova nasce un comitato in difesa di Lucio, e poi solidarietà, una cena a sostegno delle donne vittime di violenza. E poi Giulianova ancora, le associazioni vanno forte, incontro ricco di proposte. Martinsicuro, mareggiate, via ai lavori anti-erosione, Val Vibrata, parte la campagna denominata Il mare a scuola. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport, dobbiamo passare a vedere insieme però le pagine del quotidiano La Città. Partiamo da pagina 2, il PD resterà all'opposizione per decenni. Marco Marsilio al forum dell'ANSA scegliere la data del 10 febbraio, dice, è stato l'ultimo dispetto di D'Alfonso. Vedete nella foto Marco Marsilio, proprio intervistato dai giornalisti dell'ANSA nel forum dell'agenzia di stampa, che ha ascoltato proprio il candidato presidente del centrodestra. Cronaca, lupa di 2 anni senza vita trovata in strada dalla polizia provinciale. Autopsia all'istituto zooprofilattico di Teramo. Legnini, bisogna bloccare i pedaggi autostradali, lo ha detto il candidato presidente del centro-sinistra ieri nel corso della presentazione l'appoggio della lista Avanti Abruzzo alle prossime regionali. Chieti, principio di incendio, la facoltà di farmacia è stata evacuata proprio l'università, la facoltà con le lezioni e gli esami che erano in corso. Teramo, il giudice dà ragione agli azionisti Tercas, nel 2006 comprarono titoli che con il commissariamento del 2012 diventano carta straccia, vanno risarciti. Lega del cane con la soluzione, piena fiducia in Katia Durante, non ci fu peculato nella sterilizzazione dei randagi, assieme alla volontaria sono stati assolti anche 2 veterinari dello zoo profilattico. Minosse si fa eleggere presidente del BIM, l'ennesimo accordo trasversale, leggiamo in questo titolo, fa fuori un'altra pedina di Mariani, Crognaleto minaccia di uscire dal consorzio. Andiamo avanti, il capo della polizia Gabrielli ieri a Teramo, accolto dal questore Enrico De Simone in viale Bovio. E lungo fiume Vezzola sarà intitolato a De Carolis, uno delle vittime dell'incidente dell'elicottero che è precipitato 2 anni fa a Campo Felice. Politica, il ritorno di Di Dalmazio scatena centrodestra e Movimento 5 Stelle, ironia e critiche per l'appoggio a Legnini da parte di Mauro Di Dalmazio. Ne avevamo parlato anche l'altro ieri proprio con la conferenza stampa che aveva visto Di Dalmazio a fianco di Legnini nel comitato di Via Piave a Pescara. Siamo a pagina 6, nel foro non si placa la polemica, siamo a Teramo, il rinvio di 6 mesi delle elezioni giudicato sconveniente perché deciso dagli ineleggibili. Ancora Teramo, pulizia extra domani, primo giovedì del decoro per la Teramo Ambiente. 30 bombe ecologiche in provincia di Teramo, la regione aggiorna l'anagrafe dei siti contaminati, sono invece 181 quelli potenzialmente inquinanti. Parte bassa della pagina, vedete il titolo, acqua sicura, l'osservatorio per le acque si appella ai candidati presidente di regione, associazioni contrarie alla terza canna e alla proroga del termine per la rimozione delle sostanze pericolose.
Andiamo a vedere la prossima pagina, economia in città, saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, siamo a Teramo, una sintesi con analisi sull'articolo 1 per quanto riguarda la legge 145 del 2018. Proseguiamo, ci spostiamo in Val Vibrata, il comune limita i pasti dei docenti, colonnella la CGL, il numero dei buoni è deciso dalla legge, non dall'ente. Assoturismo, Zunica chiede interventi celeri sulla viabilità della Val Vibrata, poi Martinsicuro, Ruspe già al lavoro per sistemare il lungomare crollato. Alba Adriatica, assemblea dei balneatori su concessioni ed erosione. Tempi lunghi, siamo a Giulianova per la scuola di Colle Ranesco, Costantini interviene anche sul polo scolastico, nessuno dice che i finanziamenti regionali non esistono ancora. E poi elezioni regionali, un ex assessore teramano a caccia di voti a Giulianova, inaugurata la sede di Rudi Di Stefano, che fa parte del movimento Azione Politica di Gianluca Zelli. E ancora a Giulianova, il comitato delle associazioni già al lavoro sugli eventi estivi, nuovo incontro per il neonato gruppo. Bike sharing, stavolta si gioca ad anticipo, siamo a Roseto degli Abruzzi, delibera pronta giorni per evitare i problemi dello scorso anno. Il servizio partirà entro giugno. Ancora a Roseto, polemiche sui lavori al rondò di Cologna. Regionali, Benigno D'Orazio si schiera ufficialmente al fianco di Giovanni Legnini, abbiamo visto prima il servizio. A Silvi, il comandante dei vigili spegne le polemiche sul semaforo, il giallo dura ben 5 secondi e vengono sanzionati, dice il comandante dei vigili urbani, solo i passaggi con il semaforo rosso. Pagina della cultura, Shoah, Europa, democrazia, l'Università di Teramo ravviva la memoria a Coste Sant'Agostino. E poi Acquaviva, il generale della Chiesa, un libro racconta il quinto capo dei gesuiti, Ricci, realizzò un modello globale. Siamo arrivati così alla pagina dello sport nell'ultima parte di Mattino 6. Iniziamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Tuono di Piatek, sbarca a Milano e lancia subito la sfida a Milik. Il polacco è ufficialmente rossonero, chiuso l'accordo con il Genova che incassa 35 milioni, oggi le visite e la firma, giocherà con il Milan fino al 2023. Rombo di Riva, sono qui e sto bene, che Italia con Chiesa, Barella e Zaniolo, intervista esclusiva all'indimenticato Gigi Riva, 74enne che ha vinto uno storico scudetto con il Cagliari, ma è stato ed è resta uno dei giocatori più grandi del nostro calcio. La sfilata di Cristiano Ronaldo a Madrid paga 18, quasi 19 milioni di euro al fisco, al tribunale spagnolo con Giorgina, contenzioso chiuso. E poi la tragedia dell'aereo precipitato sulla Manica, sul velivolo c'era anche Sala, ex bomber di Ranieri, andava a Cardiff, suo nuovo club, giocatore Emiliano Sala, italo-argentino, appena ceduto dal Nantes alla formazione inglese. Siamo al Corriere dello Sport, Sala è un dramma, vedete in alto, aereo disperso nella Manica, a bordo c'era l'attaccante italo-argentino. Il Papa polacco, questo è il titolo del Corriere dello Sport sull'arrivo di Piatek al Milan, giocatore polacco appunto che passa dal Genova alla società rossonera per 35 milioni, Higuain corsa contro il tempo per trasferirsi ufficialmente il più presto possibile al Chelsea. Vediamo anche Tutto Sport, Toro, Gesé da prendere, intervista a Martin Vázquez, ex asso granate del Real, talento enorme, vale la pena scommetterci. E poi Milan, vedete, ecco Piatek, colpo da 35 milioni, e poi Marcelo, voglio la Juve, il brasiliano esce allo scoperto con il Real Madrid. Siamo allo sport del quotidiano Il Centro, troviamo lo stesso titolo proprio nella prima pagina, Marcelo vuole la Juventus e anche l'Inter va su Isco. E poi vedete, poche speranze di ritrovarlo in vita, il bomber Sala disperso sul volo Piper che lo portava da Nantes a Cardiff. Vediamo la prossima pagina che riguarda il Pescara, il mercato in particolare dei biancazzurri, Macine Genova si fa, Pillon studia Liviero che si sta allenando con il Pescara, oggi vertice tra Sebastiani e Preziosi per il passaggio di Macine alla formazione genovese.
In prova intanto Oliviero, terzino sinistro, ex Cittadella, Juve Stabia, il Sassuolo blocca Scamacca, Cocco offerto al Monza. Intanto vedete in basso aumento di capitale, mano al portafogli, 7 febbraio convocata l'assemblea dei soci per definire le nuove strategie del Pescara. Siamo alla Serie C, la 22esima giornata, Teramo fragile, Limolese non perdona e passa al Bonolis per 2-0. Vediamo i risultati del turno infrasettimanale di ieri in Serie C: Albino Leffe Gubbio 1-2, Rimini Vicenza 0-0, Gian Erminio Fermana 1-1, Virtus Vecomp Verona, Pordenone 1-2, Fano Sud Tirol 0-3, Feralpi Salò Ternana 3-2, e poi ancora Ravenna Triestina 2-2, Renate Monza 0-0, Vispesaro San Benedettese 1-1. Il Teramo con questa sconfitta resta fermo a 23 punti. Maurizi deluso: ci siamo spenti alla prima difficoltà. Serie D, Bolzano non cambia il Giulianova, oggi in campo i giallorossi nel recupero del Fadini con l'Agnonese, altro rinvio per il Pineto, non si giocherà la gara di Matelica per neve. Andiamo a vedere la prossima pagina di Sport del Centro: spaccatura tra società ultra Polveriera Roseto, multa di 1.500 euro per il lancio di un bidone dell'immondizia sulla panchina degli Sharks. E poi il volley abruzzese fa festa in attesa della nazionale, domenica all'Aquila i premi alle società vincitrici 2017-2018. Il basket maschile di Serie B verso il derby di domenica prossima al Pala Elettra tra Pescara e Chieti. Carpanzano, l'Amatori si esalterà nel clima da battaglia, Migliori e Lateate pronti a vivere una grande stagione. Vediamo lo sport del Messaggero: Pescara e Genoa summit per Macin, si incontreranno oggi Sebastiani e Preziosi, Bruno già a disposizione per Livorno, esordio da ex. Basket, abbiamo visto anche prima, Roseto maxi multa e rottura tra società e tifosi. Che povero diavolo, battuto 2-0, Limolese sbanca il Bonolis e intanto il Teramo a caccia di una nuova difesa. Serie D, Matelica Pineto, nuovo rinvio per il maltempo. Oggi toccherà al Giulianova contro l'Agnonese nel recupero che si giocherà al Fadini. Vediamo lo sport del quotidiano La Città: Mosti Valentini, Limolese distrugge il diavolo, il Teramo cade al Bonolis sotto i colpi della matricola, terribile sabato lo scontro vitale a Gubbio. Vediamo la classifica dopo i risultati di ieri, che vede il Teramo con Fano e Rimini a 23 punti, Renate 22, Gian Erminio 19 con la Virtus Vecomp Verona, Albino Leffe 18, dunque Teramo non lontano dalla zona pericolo. E come detto, nel prossimo turno ci sarà la gara di Gubbio, ma noi andiamo a vedere il servizio proprio sulla gara del Bonolis curato da Andrea Costantini. Tonfo interno del Teramo che si fa sorprendere in casa dalla rivelazione Imolese. I biancorossi hanno un buon approccio alla partita ma peccano di cinismo, che invece è una dote che i romagnoli di Dionisi sfoggiano alla perfezione. Così basta un 1-2 prima dell'intervallo per mettere in ginocchio il Teramo, che poi non riesce a trovare il modo di rimettersi in partita. Nel 3-5-2 Maurizi sceglie Giorgi al posto dello squalificato Persia, avvicenda Spighi con Ventola e preferisce K a Zecca, panchina per l'ultimo arrivo Infantino che non entrerà. L'avvio di gara del diavolo è promettente e le conclusioni di Proietti da fuori e di Fiordaliso di testa spaventano l'estremo romagnolo Rossi. C'è spazio anche per qualche protesta, 18esimo per il contrasto tra Fiore e K, fallo non sanzionato e comunque fuori area. Dopo un buon avvio teramano, la partita si incanala sul binario dell'equilibrio che Limolese ha il merito di spezzare al 32esimo. Mosti avvia l'azione, prima triangola con Lanini, poi sullo stretto lo fa con Valentini, quindi batte con un secco sinistro Lewandowski. Teramo colpito e frastornato e che dopo 6 minuti incassa anche il raddoppio romagnolo. Ventola svirgola il rinvio, De Marchi tocca per l'ex Valentini che gira con prontezza il pallone dello 0-2. Neanche fortunato il Teramo, che un minuto dopo avrebbe il pallone per dimezzare il distacco. Giorgi inventa per K che colpisce la traversa. Dal quasi 1-2 al quasi 0-3. Al 41esimo De Marchi fa tutto da solo e fa tutto bene. Gran sgroppata neutralizzata da Lewandowski.
Nella ripresa ci sono subito Spighi e Barbuti per Ventola e Cappa. Proprio i neoentrati ci provano, in particolare nel secondo caso Barbuti raccoglie il traversone di Celli, ma ancora la traversa dice no al Teramo. Maurizi tenta anche la carta del 4-2-4 inserendo Di Renzo e Zecca, ma la palla col migliore ce l'ha ancora De Marchi, ipnotizzato anche in questo caso da Lewandowski. Il Teramo si rivede solo nel finale, ma la torsione alta di Barbuti è il segnale che non è proprio serata, e mentre il Limolese prosegue la sua ascesa in classifica, il Teramo incassa la seconda sconfitta su due partite nel 2019 e la trasferta di Gubbio di sabato diventa già una partita delicata da non sbagliare. Con la sconfitta del Teramo in casa con Limolese noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, grazie a Claudio Di Giacomo in regia, grazie a voi per averci seguito, vi ricordo come sempre l'appuntamento delle 14 con la prima edizione del TG6, buona giornata.